Cari quaddisti, un saluto da Tero. Ci stiamo preparando con il nostro Triton 404x4 al raduno di Montecampione. Aspetta che spengo sulla lampada, tanto c'è la luce del cellulare. Eccoci qua, e per il raduno di Montecampione, visto che ci saranno tutti quei baluba che non vanno un cazzo ma che spendono per gli 800 bicilindrici, abbiamo deciso di dare tutta la potenza al nostro Triton Outback 404x4. Eccoci qua, siamo alla fiancata a sinistra, quindi signori quaddisti, se volete liberare, spiombare completamente il Triton 404x4, cioè le piombature meccaniche sono un conto, poi esiste anche una piombatura elettronica, cioè un limitatore che impedisce alla centralina di prendere un numero molto elevato di giri. Sinceramente noi le limitazioni alla centralina con l'elettronica le teniamo sempre, perché riteniamo di non gravare in questo modo seriamente al motore, e soprattutto siamo sicuri che il motore vada tranquillo. Poi i variatori allungano lo stesso, quindi guidando tranquillamente d'estate ottenete solo che il motore gira più tranquillo e voi non lo uccidete, e alla via d'assale ci troviamo molto meglio, siamo molto più sicuri. Tuttavia Montecampione, raduno su neve, qua si va col coltello tra i denti, e soprattutto molti utenti sono interessati a questo mezzo, quindi ci hanno chiesto dopo raduno a Montecampione di consegnarglielo in modo completamente spiombato. Quindi centralina elettronica è posizionata centralmente davanti al canotto di sterzo, questo è il serbatoio Triton, canotto di sterzo, dovete togliere la fiancatina di sinistra, questo è il rubinetto della benzina, passate dentro, vedete lo spinotto, il culo degli spinotti della centralina, vedete che ve li indico con la forbice, vedete questo filo verde, è l'unico che parte dalla centralina e rientra esso stesso nella centralina. Questo filo verde lo prendete e con una pinza, si vede? Tac, tagliato. In questo modo il Triton 404x4 non ha più piombatura. Onde evitare problemi, tagliatelo in modo che non possa più toccarsi, se no potrebbe capitare che andando il filo tocchi, poi così siete anche sicuri che non possa toccare da nessuna parte. In questo modo Triton 404x4 e tutti gli access e tutti i Triton gli viene tolta la piombatura elettronica. Signori del Fiero, un'occhiata ai variatori, 1840 km di cinghia, no 1480, signori, la cinghia è perfetta, variatori perfetti, le massette le abbiamo già controllate, marmitte GPR Racing Factory, aspettate, booster di scarico e terminale di tutto in acciaio inox, spettacolare. Allora adesso facciamo questo, abbiamo fatto questo intervento e ci risentiamo tra un attimo, perché andremo a controllare anche altri particolari di mezzo per il raduno di Montecampione. Signori dal Fiero, da quaddisti.it, un saluto. Triton 400 Outback 4x4, come spiombarlo direttamente in diretta, in video articolo, spettacolo. Signori, un saluto dal Fiero, squadra corse quaddisti.it.